Tanti di voi mi hanno chiesto, ma Enrica, insegnaci come si interpreta un monologo? Perché lo so che tantissimi devono preparare monologhi per audizioni, provini. In questo video ti darò ben 4 punti da seguire per fare una grande interpretazione. Ehi, però ricordati che io ti ho già fatto un sacco di video su come si interpreta un personaggio e lì ti do altre indicazioni, cioè queste 4 qui, più tutte quelle che ti do negli altri video, mamma mia, è un percorso completo. Ti metto tutti i link dei video in descrizione che ti andrai a vedere dopo che avrai messo like a questo video e metterai like anche a tutti gli altri, vero? Su questo argomento, come si interpreta un personaggio, ho fatto la pillola 72, 73, 130 e 145. Ma qui impariamo ad interpretare e a lavorare sul pezzo di carta, sul monologo. Il primo punto è, ovviamente, che devi prima capire tutta la psicologia del tuo personaggio e, ripeto, qui fai riferimento agli altri video. La seconda cosa che devi fare è sussurrare il monologo, non declamarlo a voce alta, sussurrarlo, dirlo a te stesso, nel tuo intimo. Devi portarti ad amare quel monologo, a sentirlo veramente dentro di te, anche se il personaggio magari sta dicendo cose che non ti appartengono. Tu lo devi amare quelle parole, le devi elaborare dentro, per cui sussurralo costantemente, in loop, costantemente, come un mantra. Terzo consiglio, fallo tuo, traducilo con le tue parole. Attento però, non devi stravolgerne il senso. Devi rispettare riga dopo riga, non puoi saltare nessun pezzo. Devi tradurre tutte le righe nel tuo linguaggio personale, proprio come tu lo diresti, pane al pane, vino al vino, semplice. Abbassarne il linguaggio. Questo lo dico perché se è Shakespeare, sai, sono certi linguaggi molto alti. I love you, Willy. Sapete, no, che lo amo. Ah, magari scrivilo anche. E il quarto ed ultimo consiglio è, finalmente, prova a dire a voce alta il testo. Però questo testo deve essere continuamente accompagnato di sottofondo, quel sottofondo che continua a vivere dentro di te, con le tue parole, con quel testo tuo, con quello che magari hai trascritto. Quindi mentre dici a voce alta quello del personaggio, sotto lavora la tua intenzione. Che cosa fai divertente? Sorregge! Scrivimi nei commenti delle dritte che Super Harry sempre ti dà e metti like al video, ma soprattutto parlane con i tuoi amici appassionati di teatro.